L'immaginazione. L'immaginazione ci è stata insegnata come una sorta di ancella della realtà. Però la Disney ci dimostra, nelle nostre vite, che l'immaginazione è tutt'altro che un'evasione. In realtà il nostro modo di relazionarci al mondo è invaso dal modo con cui le storie, le fiabe che ci hanno fatto immaginare mondi utopici, mondi distopici, nemici, amici, antagonisti o protagonisti o eroi, noi siamo composti in maniera impregnante di questo tipo di storie. Un altro grande narratore di fiabe, che non ha a che fare con la Disney, ma con le fiabe sì, ovvero Tolkien, scrisse un giorno una lettera dicendo che soltanto un uomo davvero innamorato dell'immaginazione può comprendere la realtà. Perché? Perché in fin dei conti, quando esprimiamo i nostri desideri, i nostri sogni, oppure le nostre paure per un futuro che non vorremmo vedere avverato, noi stiamo esprimendo qualcosa di noi stessi che va al di là di quello che stiamo effettivamente dicendo. E la Disney è riuscita a costruire un'occasione metanarrativa straordinaria. Pensateci bene, pensate ai cattivi e ai buoni, ai cosiddetti villain e agli eroi di queste storie. Quanto hanno composto del nostro sentimento nei confronti degli altri, delle avventure, ma anche della quotidianità. Noi siamo davvero forgiati su queste storie e Frollo rappresenta una distopia fra le più terribili. Perché? Perché in fin dei conti Frollo rappresenta il dominio della colpa. La scena che avete visto è emblematica, sia da un punto di vista discorsivo che da un punto di vista alfabetico. Frollo spinge Quasimodo a esprimere la colpa del proprio desiderio. E questa è qualcosa che noi temiamo, noi siamo terrorizzati dallo svegliarci un giorno e scoprire di temere i nostri desideri, perché i nostri desideri forse sono la cosa più intima che abbiamo. Eppure il senso di colpa è qualcosa che il potere in passato e nel presente ha continuato a utilizzare, a fare proprio, per farci temere le nostre utopie. Allora ecco la prima immagine della distopia, dell'indesiderabilità. E sarebbe facile raccontarci la storia secondo cui Frollo è distante da noi. Frollo è qualcosa che non ha a che fare con noi. Perché? Perché nella realtà dei fatti noi ci sentiamo sempre vicini agli eroi. Sentiamo di voler esprimere agli altri i nostri sogni, le immagini perfette di un mondo angelicato, di un mondo privo di ingiustizie, ma nella realtà dei fatti ecco l'occasione metanarrativa di Frollo. Il fascino che il villain e la distopia che gli rappresenta opera su noi. Noi ci accorgiamo, osservando la vicenda di Frollo, che in qualche modo abbiamo desiderato nel corso della nostra vita poter dominare gli altri con il senso di colpa, proibendo le parole, proibendo la parola festa e preferendo la parola paura, proibendo la parola gioia e preferendo la parola dolore. Questo gioco alfabetico di Frollo rappresenta non semplicemente qualcosa di indesiderabile, ma qualcosa che tutti noi, in parte, chi più chi meno, abbiamo messo in atto nel corso della nostra vita. Ecco, il potere di Frollo si fonda tutto sul senso di colpa e l'occasione che ci viene data è di riflettere su quanto noi nella nostra vita abbiamo cercato di usare il senso di colpa nei confronti degli altri per poterne dominare i desideri. Perché se c'è una cosa che il potere fa bene e ogni volta in cui lo fa trionfa, è controllare i desideri delle persone. E quale miglior strumento se non farci sentire colpevoli per i nostri desideri? Frollo però mostra un altro aspetto estremamente umano e quotidiano e intimo di noi, ovvero il timore di non essere all'altezza dei nostri desideri. Il filosofo francese Gilles Deleuze scrisse nella bellissima Logica del senso che morale è essere all'altezza dei propri desideri. La prima immagine dell'utopia è questa ed è rappresentata da Quasimodo. Comportarsi in maniera da essere all'altezza dei propri desideri contro coloro, e con coloro non intendo qualcuno di esterno a noi, ma quel qualcuno dentro di noi, contro coloro che vorrebbero farci sentire in colpa per i nostri desideri. Scrisse Nietzsche:
sono stati invece gli stessi buoni, vale a dire i nobili, i potenti, gli uomini di condizione superiore e di elevato sentire, ad aver avvertito e determinato se stessi e le loro azioni come buoni, cioè di prim'ordine e in contrasto a tutto quanto è ignobile e di ignobile sentire, volgare e plebeo. Ecco allora che Frollo rappresenta colui che cerca di conservare lo status quo attraverso il senso di colpa, una delle distopie più terribili, una di quelle che, quando lo diciamo agli altri, vorremmo evitare, ma che in cuor nostro alberga sempre, perché fa parte dei desideri reconditi che la Disney ha saputo così bene elevare a verità dentro di noi per denunciarli come parte integrante di quello che siamo. Sono circondato da un branco di idioti. Di primo acchito questa frase potrebbe sembrare la forma di una distopia, di qualcosa di indesiderabile, ma solo di primo acchito. Perché se osserviamo bene quelle che sono le forme del potere, le forme della distopia, così come ci vengono presentate nella figura di Scar, rappresentante di questo mondo indesiderabile, solo apparentemente, ci accorgiamo che circondarsi di un branco di idioti è il modo con cui il potere sa propagare se stesso. Secondo Elias Canetti, grande filosofo, autore e narratore del Novecento, la solitudine è la condizione stessa del potere. Soltanto il sovrano che riesca a fare il vuoto intorno a sé può dirsi davvero potente. Nella grande opera Massa e potere viene presentato proprio l'esempio storico di quel sovrano indiano che, preso dalle paure che gli altri gli sottraessero il potere, un sovrano saggio, ma preso da questa paranoia, in questa paura fa sgomberare l'intera capitale. E in questa scena epica sale al suo terrazzo, osserva la città vuota e dice: ora ho potere, il potere di annullare chiunque intorno a sé. E questo da un lato potrebbe sembrarci crudele, macabro, terribile, ma da un lato rimanersene da soli al mondo forse a volte è un desiderio che è circolato per la nostra testa, sicuramente, soprattutto dopo alcuni incontri. Quando siamo con altri, quando ci facciamo toccare, non fisicamente, ma soprattutto emotivamente, quando ci facciamo toccare dalle critiche e dai desideri, dagli amori, dalle relazioni, in quel momento noi sentiamo la vulnerabilità. Ecco allora Scar rappresenta una reale distopia che molto spesso nel corso della storia si è avverata, in cui il potere corrisponde all'invulnerabilità, ma attenzione, non l'invulnerabilità di Superman, non l'invulnerabilità dei supereroi di cui si è parlato nel pomeriggio, no, l'invulnerabilità fasulla di colui che ha fatto terra bruciata intorno a sé. In effetti, di chi si circonda Scar? Delle iene. E cosa hanno a che fare le iene con un leone? Nulla. Nella savana iene e leoni non stanno sicuramente in grande amicizia. Eppure Scar si circonda delle iene. Perché? Perché sa che l'unico modo per restare realmente solo è sgomberare il campo intorno a sé e l'unico modo per farlo è circondarsi di idioti. Qual è la distopia e qual è l'utopia? Qual è il desiderio rappresentato dagli eroi di questa pellicola e qual è il terrore rappresentato? Che però, come penso avrete capito, si interscambiano. Il terrore ha in sé un desiderio, a volte distorto e perverso, così come il desiderio ha al proprio interno un terrore, in questo connubio da cui è difficilissimo districarsi. Il desiderio è quello di lasciarsi andare. Quando Mufasa, quando Simba rappresentano l'utopia della normalità, perché di questo si tratta, è il momento in cui entrano nella dimensione della confidenza. Cosa fa Simba? Quando è che Simba capisce veramente il suo destino, capisce qual è l'utopia, di nuovo, che è la normalità, la relazione normale? Quando con Timon e Pumba si confida. La dimensione della confidenza è il contrario della distopia rappresentata da Scar. Scar invece non ha nessuno a cui confidare i suoi desideri e l'unica cosa che può fare è mettere in scena quella meravigliosa canzone che poi segue alla clip che avete visto. Quando canta Sarò Re, quando canta la sua distopia, quando la mette in scena. Allora,
Qual è il desiderio che ci mostra il Re Leone? Il Re Leone ci dice che l'unico modo per avere un luogo sereno, l'unico modo per scovare dentro di sé quella distopia che in realtà vogliamo fuggire, anche se ci attira, è aprirci all'altro e non tenerci per noi i nostri desideri, perché è soltanto nella confidenza con l'altro che troviamo, da un lato, la vulnerabilità, la fragilità, ma dall'altro la realtà del mondo che ci circonda. È solo nella dimensione di relazione con l'altro, nella dimensione della confidenza, che possiamo fare della nostra vita e dell'ambiente che ci circonda qualcosa di più desiderabile rispetto alla terra bruciata di Scar e della sua solitudine. Ecco, qui comincia a delinearsi qualcosa di interessante. Cominciamo a capire davvero a cosa serve, quale sia la funzione dell'utopia e della distopia. Ci attira con l'immaginazione, facendoci sentire al sicuro, ma poi ci mette di fronte a qualcosa di concreto, di reale, di nostro, che è un po' quello che si fa qui a Pop Sofia. Si attirano le persone con l'intrattenimento e poi si fanno uscire le persone da qui magari avendo ascoltato qualcosa che non ci si aspettava di ascoltare. La grandezza della fiaba sta lì. La grandezza della fiaba è: io cerco di divertirti raccontandoti una storia, ma poi ti faccio sentire che quella storia parla di te. Non di mondi a venire, non di mondi irreali, non di mondi impossibili, ma di mondi che ci sono. E Radcliffe è un mondo che esiste. Di Radcliffe è pieno il mondo. Radcliffe è il cattivo più macchiettistico, è questo sempliciotto ignorante che viene proiettato in un'avventura molto più grande delle sue possibilità, e in effetti i suoi mondi distopici lui non sa neanche come metterli in piedi, sa soltanto applicare uno dei principi fondamentali che il pensiero distopico ci ha detto essere fondamentali per creare mondi che in parte non vorremmo, ed è quello di eliminare la diversità, eliminare la complessità, utilizzare il linguaggio, gli strumenti del potere, anzi, il linguaggio, lo strumento del potere, e anche quello della liberazione, se usato in un modo corretto, per eliminare la consapevolezza e l'evidenza che il mondo è più vasto dell'orizzonte a cui ci siamo abituati. Il mondo è molto di più rispetto al modo con cui normalmente siamo portati ad intenderlo. Pensate un secondo, Pocahontas racconta una storia che è esattamente quello che diceva prima Lucrezia, coglie l'occasione storica, in questo caso della scoperta di un continente, per raccontare qualcosa che però è al di fuori del tempo. E infatti Pocahontas ci racconta un evento che sta al di fuori del tempo ed è l'incontro con ciò che è alieno. Provate a pensarci bene, di primo acchito l'incontro con l'alieno è indesiderabile. Perché? Perché l'alieno può essere qualsiasi cosa. Negli eventi che hanno scosso la storia occidentale degli ultimi 5.000 anni, pochi altri sono stati così devastanti come l'incontro con l'alienità del continente americano. Ciò che era impensabile, ciò che valicava in maniera netta con quella che Bergson avrebbe definito una differenza di natura, il modo con cui immaginavamo il mondo prima e il modo con cui siamo stati costretti dal mondo a immaginare il mondo, dalla diversità a immaginare la diversità. In quel momento noi sentiamo, quando la nostra immaginazione viene così forzata ad allargare i suoi orizzonti, sentiamo due cose. Da un lato sentiamo il terrore. Quale terrore? Il terrore di scoprire che il nostro sistema di valori, il nostro modo di intendere il mondo, il nostro modo di comportarci, di relazionarci, le nostre filosofie sono contraddette in maniera netta, facendoci accorgere che ci siamo sbagliati, e questo ci terrorizza. Dall'altro sentiamo, c'è una piccola voce dentro di noi, e viene scoperta dai protagonisti di Pocahontas, c'è una voce dentro di noi che ci dice che forse quella messa in discussione è una strada da percorrere. Allora vediamo che la distopia in realtà è molto facile. La distopia è facile perché corrisponde alla risposta immediata. Non c'è nulla di più distopico di ciò che desideriamo immediatamente. Forse questo è il motivo per cui la filosofia, per gran parte della sua storia, ha cercato di ammonire gli uomini e dire: ciò che desideri immediatamente, in maniera non riflessiva, in maniera istintiva, forse non è sempre la strada giusta, anzi, molto spesso è quella sbagliata. Dall'altra parte, l'utopia
non è soltanto un sogno, o meglio, non è il sogno che spontaneamente la nostra mente ci propone quando dormiamo. No, è un sogno in cui dobbiamo fare una fatica incredibile, la fatica di eliminare la parte distopica del nostro animo, la parte Radcliffe. E pensate a quanti Radcliffe ci sono al mondo, quante volte veniamo messi di fronte oggi, non nei mondi distopici, a personaggi che utilizzano il linguaggio non per comunicare cose, non per mettere in discussione valori, per dire forse c'è di più là fuori, ma per produrre slogan, per produrre appiattimenti, per produrre discorsi che ci confortano, ci consolano e ci dicono tranquillo, anche se il mondo brutto e cattivo ti mostra che è molto più ampio, a noi basta questo. Di Radcliffe è pieno il mondo e di Radcliffe siamo pieni noi, qui dentro. E allora la fiaba, presentandoci l'utopia, ci chiama alla cosa che la filosofia ha fatto come propria missione di esistenza, per quanto possiamo dire che la filosofia esista. E quella missione è allargare, allargarci, osservare come il mondo è l'occasione di considerare i nostri confini come qualcosa di non assoluto, di non determinato, qualcosa che deve essere allargato, stando attenti alle direzioni che prendiamo, ma senza accontentarci della semplificazione. Radcliffe è dentro ognuno di noi, è dentro di me, è dentro di te, è dentro tutti voi. Non possiamo farci nulla, non possiamo negare semplicemente sognando, possiamo accorgerci della sua presenza, stare allerta e anche attraverso storie come Pocahontas, cogliere l'occasione per guardare al mondo e dire è bello che ci sia qualcosa di più. Devo farvi una confessione, quando io ero piccolo adoravo Gaston e tifavo per lui perché Gaston rappresenta, forse l'immagine finale più trionfante della distopia che alberga dentro di noi in maniera perversa e subdola, perché provate a pensarci bene, anche il monologo che Gaston compie di fronte a Belle è emblematico. Gaston rappresenta la distopia per eccellenza e quella distopia è la normalità, ancora meglio la banalità. La storia che racconta Gaston, questa sua utopia, che per Belle è ovviamente qualcosa di estremamente indesiderabile e cercheremo di capire perché, è esattamente quello che tutti noi in un qualche momento della nostra vita e forse ogni giorno desidereremmo, cioè la normalità, quello che tutti farebbero, quello a cui tutti ambiscono, quello che tutti vorrebbero dalla propria vita, la serenità e la normalità. Gaston è bello, Gaston si veste bene, è ammirato, è muscoloso, forse anche un buon lavoro perché non ha studiato sicuramente filosofia, e quindi è il partito perfetto, è il partito perfetto. E di fronte a questo noi ci troviamo spiazzati. Certo, il me piccolino non si trova spiazzato, diceva semplicemente voglio fare Gaston da grande. E Gaston è letteralmente il malvagio della porta accanto. Ed è non solo il malvagio della porta accanto, ma anche il malvagio che ci portiamo dentro, perché è una malvagità di genere assolutamente speciale. Non te l'aspetti la malvagità lì, non te l'aspetti dietro l'idea di normalità. Eppure la filosofia fin dalla notte dei tempi ci mette in guardia sulla normalità. Michel Foucault, nella storia classica, nella storia della follia nell'età classica, afferma che l'idea di normalità è un artefatto e per quanto noi la riteniamo normale, l'idea di normalità è tutt'altro che normale, è qualcosa che usiamo per separarci da ciò che riteniamo anormale. Vedete, Gaston mi piace pensarlo come se fosse, da un lato, lo stesso personaggio delle Iene di Scar, dall'altro gli scagnozzi di Frollo e ancora i mercenari di Radcliffe. È come se Gaston incarnasse ciò che permette di arrivare poi ai Frollo, ai Radcliffe e agli Scar. E sapete qual è quell'elemento? Quello che Hannah Arendt chiama la banalità del male. Che cos'è la banalità del male? Beh, è semplicemente, per quanto possa sembrare poco semplice, l'impossibilità di pensare. Laddove con pensiero, ed è questa la cosa veramente fondamentale, il pensiero è la facoltà che ci permette di fermarci,
guardare a quello che diamo per assodato, guardare alla normalità e provare a vedere se quell'idea di normalità resiste alla prova della ragione e alla prova dell'esperienza. E l'onestà di ammettere, quando ci accorgiamo che la normalità non è normale, che bisogna fare un passo ulteriore. Quello è il pensiero. Il pensiero è accorgerci che il nostro cortiletto è solo un cortiletto, che al di fuori di quel cortile c'è un mondo vastissimo, che contraddice tutto quello che pensiamo del mondo. Gaston non ci riesce. Attenzione, questo è veramente importante. A differenza, forse Radcliffe è diverso in questo, ma a differenza di Frollo e Scar, Gaston è molto più vittima della sua impossibilità di pensare. È un malvagio di fronte a cui potremmo persino provare empatia, perché povero Cristo non ce la fa. Non riesce a vedere al di fuori di sé, è talmente convinto, è talmente impregnato di quel narcisismo completamente malato che non riesce a guardare oltre e capire che Belle vuole qualcos'altro magari. Perché mai vorrebbe qualcos'altro? È la normalità. Hannah Arendt scrisse che, ovviamente parlando non di Gaston ma di Eichmann e dei gerarchi nazisti, scrive: le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso. E allora ecco qual è la distopia più terribile che la Disney ci presenta a ogni sprombattuto e non perde occasione: l'idea di normalità. Non è un caso che si sia adottata la fiaba per raccontare queste storie, perché la fiaba è la narrazione più potente per farci sentire attraverso l'immaginazione che quella cosa fa parte di noi. E cosa fa parte di noi più della normalità? Quante volte nella nostra giornata vogliamo sentirci normali e chiudiamo le porte di fronte a quegli eventi che, facendoci l'occhiolino, vorrebbero dirci che la normalità non va bene, che la normalità è banale e che quando troppi individui vogliono mantenersi normali, allora lì si cade nella barbarie. La barbarie che Radcliffe denuncia dei selvaggi, che invece è la sua barbarie. Perché? Perché cerca di mantenere la sua idea di normalità, la sua idea di mondo, e così Gaston. Tutti costoro sono vittime della minorità intellettuale, laddove con minorità intellettuale non significa più o meno studio, non significa più o meno libri letti, significa più o meno disposizione a fare un'esperienza. Allora, ecco che cos'è per me la filosofia e quanto sia correlata a ciò che abbiamo visto questa sera. La filosofia è l'occasione per deporre le armi della normalità e cercare di far propria quella evidenza, non convinzione, che il mondo è molto più vasto rispetto a quello che pensavamo. Michel Foucault, già citato poco fa, al suo meraviglioso discorso del Collège de France, disse, che potete trovare nel libro L'ordine del discorso, un bel consiglio di lettura, a un certo punto disse: dobbiamo fare pace con l'evidenza secondo cui il cosmo è una cosa completamente diversa da quello di cui finora ci siamo prodotti l'immagine. Il cosmo è diverso da noi e il mondo è tutto da scoprire. Quando siamo chiusi nelle nostre paure, nei nostri terrori, nei nostri narcisismi o nella nostra normalità, noi stiamo restringendo il cosmo e, per quanto possiamo ritenerlo istintivamente desiderabile, questa è la distopia che poi conduce alle vere distopie, quelle raccontate nei romanzi di 1984, di Aldous Huxley, quelle società davvero terribili che non si sono trovate solo nei romanzi e che non sono così lungi dall'avverarsi di nuovo. Quindi la filosofia come occasione per accorgersi che il mondo è qualcosa di diverso rispetto al modo con cui l'ho inteso io finora. Sembra difficile, lo è, ma forse tornando bambini e ritornando ad ascoltare le fiabe possiamo riuscirci insieme.